Io personalmente resto disponibile a lavorare con la massima determinazione per continuare in un percorso riformatore che al termine naturale della legislatura potrà consegnare a noi stessi e ai nostri figli un'Italia migliore, non solo più giusta, più equa, più inclusiva, ma anche più efficiente, più moderna, più competitiva, più attraente per gli stessi investitori. Non posso compiere questa scelta da solo. Le forze politiche che detengono la maggioranza in entrambe le Camere devono essere pienamente consapevoli di questo loro compito, delle loro rispettive responsabilità. Certamente, qui voglio essere chiaro con tutti i cittadini, con tutti, non mi presterò in nessun modo a vivacchiare o a galleggiare, a solo fine di protrarre la mia permanenza qui in questo palazzo, Palazzo Chigi. Se non ci fosse una chiara assunzione di responsabilità, come da me richiesto, e attenzione, e se i comportamenti non fossero coerenti e conseguenti, molto semplicemente, con la trasparenza, con la lealtà a cui ho cercato sempre di informare la mia azione e nel rispetto delle procedure costituzionali, rimetterò il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, al quale, peraltro, colgo qui l'occasione per rinnovare la mia profonda stima e anche il mio sentimento di gratitudine per il sostegno e per i consigli di cui mi ha sempre voluto onorare fin dall'inizio del mio mandato. Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Non potevamo che partire da qui, dalle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un out-out che ha trovato già alcune risposte da parte di Salvini e da parte di Di Maio, risposte non proprio incoraggianti, anche perché non sono soltanto le loro affermazioni così ad aver dato un po' il segno di quelle che potrebbero essere le conseguenze, ma anche il fatto che un vertice che si è tenuto subito dopo la conferenza stampa con esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle, viceministri e ministri, sullo sblocca cantieri è finito male, è finito senza accordo sul famoso contrastato emendamento presentato a caldo subito dopo le elezioni dalla Lega, che chiede di sospendere per 2 anni il codice degli appalti. E questa è la situazione. Avete seguito, alcuni di voi avranno seguito la diretta della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, lo speciale di Enrico Mentana. Oggi cerchiamo di approfondire con intanto un protagonista politico e con Alberto Gusmeroli della Lega, deputato, buongiorno, vicepresidente, buongiorno, della Commissione Finanze della Camera, con l'economista Veronica De Romanis dell'Università LUISS, che ci aiuterà anche a capire, buongiorno, quali potranno essere, buongiorno, le reazioni dell'Europa, perché siamo ormai proprio agli sgoccioli. Con il 5 ci sarà la risposta sulla eventuale apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia. Benvenuto e bentornato anche, ciao, a Sandra, Tommaso, buongiorno, Labate, buongiorno, buongiorno, che ci aiuterà invece a fare l'analisi politica di questa situazione, compresi poi alcuni aspetti, diciamo, che si stanno muovendo in questa fase sul lato del centrodestra, perché oggi ci concentreremo su questo lato oltre sulla maggioranza, su questo lato degli schieramenti politici, perché avremo anche ospiti il governatore della Liguria Giovanni Toti, molto attivo in questa fase, e poi anche Nello Musumeci, governatore della regione Sicilia, di una lista di destra. Allora, io però naturalmente vorrei cominciare con Gusmeroli. A lei che effetto hanno fatto queste parole di Conte, questo out-out? E insomma, Salvini non è che ha risposto proprio in modo molto accomodante. Ha detto la Lega c'è se si lavora, però non ha accettato l'idea di fare subito di corsa un vertice, ha preso tempo e poi c'è stato questo strappo. Ma intanto, come detto da Salvini, la Lega non ha mai smesso di lavorare. Noi ci stiamo occupando, la scorsa settimana noi in Commissione Bilancio e Finanze abbiamo lavorato sul decreto crescita fino a venerdì, ieri mattina presto eravamo sul decreto crescita, abbiamo lavorato tutto il giorno sul decreto crescita, è stato depositato un emendamento del relatore sul contratto di espansione per gli scivoli delle grandi aziende, che delle aziende superiori a 1000 dipendenti, per far sì che in pensione 7 anni prima eventualmente, quindi ci sono
Cioè noi siamo sull'ottica del fare. D'altra parte la Lega è composta da sindaci, amministratori locali che sono abituati a lavorare più che a parlare, e quindi noi proprio non abbiamo mai smesso di impegnarci. D'altra parte, se guardiamo in questo anno, l'impegno della Lega è stato fortissimo per ciò che riguarda l'economia e la crescita. Pensiamo alla mini flat tax, è un grande cambiamento che ha colpito oltre 1,5 milioni di piccole e medie imprese, professionisti. Però non possiamo fare finta che non ci sia stata una fase preelettorale e una fase post-elettorale nella quale la Lega sta dicendo non soltanto fare, ma fare come dice Salvini. È molto importante che si passi da una serie di no a una serie di sì, perché il Paese, se deve crescere, siccome ha dei dati economici che eredita da un passato terribile, no? Perché noi abbiamo una situazione in cui la crescita italiana è sotto la media europea da almeno una ventina d'anni, se non oltre. Ha un debito pubblico che è cresciuto a dismisura. Pensiamo solo che dai tempi di Monti, solo nel periodo di Monti, che è stato il risanatore, così dicevano, il debito pubblico è aumentato di 128 miliardi. Quindi in quel periodo lì il debito pubblico non si è fermato, malgrado lacrime e sangue di manovre che hanno distrutto anche il tessuto economico. Solo nel periodo dalla caduta dell'ultimo governo Berlusconi sino al governo Gentiloni il debito pubblico è aumentato del 18%. Quindi voglio dire, siamo... Le previsioni dicono che secondo la vostra, le vostre manovre arriverà al 135%. Ma almeno, allora, intanto noi lavoriamo sull'incremento del PIL. Vabbè. Sappiamo che il debito pubblico in questo momento non lo possiamo calmierare. Però invece nel passato Arriviamo al debito pubblico, vedo lì Veronica De Romanis che forse ha qualcosa da dire in proposito, però io volevo stare sul terreno politico. Io la risposta politica non l'ho capita benissimo, Tommaso Labate, su quello che si accinge a fare la Lega. Che cosa possiamo dire delle prime risposte di Salvini e Di Maio a quell'out-out? Facciamo, per spiegarlo chiaramente a chi sta da casa, è come se fosse iniziato il videogioco della crisi. Ieri, Conte aveva il primo quadro del videogioco, e come conoscono quelli che giocano ai videogiochi sanno che è il più facile, cioè che nell'immediatezza della fine del suo discorso Di Maio e Salvini confermassero la loro intenzione di andare avanti. Salvini addirittura è stato quasi più rapido, nel senso che la sua risposta è arrivata mentre la conferenza stampa di Conte era ancora in corso, stava finendo, e questo ha creato anche un piccolo incidente diplomatico a cui la dialettica tra Conte e Salvini non è nuova, perché analogo dispetto venne fatto al contrario il giorno in cui si doveva dimettere Siri. Conte lo stava dicendo e Salvini arrivò con la proposta dei 15 giorni, poi rifiutata. In realtà subito dopo c'è stato lo scontro sullo sblocco cantieri. Le cose che dobbiamo capire per arrivare al fondo di questa soluzione, che fondamentalmente è la risposta a una sola domanda: la Lega vuole andare ad elezioni anticipate oppure no? Questa è la domanda di tutte. Su questa esistono una molteplicità di risposte. La prima è quella che rimanda all'enigma di Salvini, perché Salvini a parole continua a dire non solo di voler andare avanti 4 anni, ma è stato il primo addirittura a sminare il terreno dall'ipotesi che si facessero rimpasti oppure che un nuovo riassetto della compagine di governo rispondesse agli equilibri che sono venuti fuori dalle elezioni europee del 26 maggio. Come sappiamo, hanno sovvertito il quadro rispetto a quelle del 4 marzo dell'anno scorso. E poi soprattutto bisogna vedere se è vero, cosa che comincia sempre più ad emergere, che esista, poco raccontata, poco battuta, una grande questione dialettica interna al gruppo dirigente della Lega, che vede Salvini e l'asse del nord, Giorgetti, Zaia, eccetera, cioè su due parti opposte della barricata. Col primo fondamentalmente intenzionato ad andare avanti nell'avventura di governo, anche perché gli ultimi sondaggi, compreso ultimo quello del TG della 7 di ieri, facciamo vedere il sondaggio di ieri,
E cioè, poi ne riparliamo anche dopo. Che effettivamente a Salvini questo governo va bene, anche perché Al Gore diceva che la politica è l'unica cosa che facciamo vedere il cartello, vince, se è possibile. Eccolo qui, il sondaggio di ieri, la regia ce lo sta mandando. Rispetto alla scaletta, spero di no. No, va bene, ma noi ci torniamo dopo, perché poi ne parliamo anche con Toti, ma va bene così. E quindi questo. Più 2 alla Lega, più 2,2 alla Lega, più 0,8 al Partito Democratico, più 0,4 al Movimento 5 Stelle, meno 1,9 a Forza Italia, ma... E di questo poi parliamo. Quindi se è vero che c'è questo braccio di ferro interno alla Lega, e chi lo vince? Tra l'altro la vera novità di questa crisi rispetto alle crisi che noi siamo abituati a conoscere nel corso della nostra, diciamo, ultrasettantennale esperienza di democrazia repubblicana, è che forse per la prima volta non si intravede neanche all'orizzonte l'ipotesi di un governo, come dire, balneare o tecnico o traghettatore. Cioè, quelle cosette che si vedevano sui giornali, l'identikit del Cottarelli, Draghi, Superman... Il tecnico improponibile, così come altre maggioranze. Su questo è d'accordo Gusmeroli? Intanto la Lega ha queste due fronti, Salvini che vuole andare avanti e gli altri... Assolutamente, nel senso che noi siamo... tutto quello che tutti sta facendo compattissimi e tutto quello che sta facendo Salvini sta facendo alla grande, ma la questione dei governi tecnici, lo dicevo prima, cioè noi siamo assolutamente contro i governi tecnici, perché i governi tecnici prendono i diktat dell'Europa, fanno manovre che il paese non può sopportare. E quindi, e l'abbiamo visto con Monti, cioè noi abbiamo avuto con Monti la legge Fornero. La legge Fornero ha massacrato tantissimi italiani. Siamo riusciti a, in qualche modo, a fare un primo passo di superamento con la quota 100, ma la legge Fornero è stata devastante per il tessuto sociale italiano. Io mi ricordo persone... nate nel 1952 che dalla sera alla mattina si sono trovate senza poter andare perché in pensione. Perché si è arrivati per a quelle anni. Condizioni, però con la Lega era al governo con Silvio Berlusconi, siamo adesso arrivati però a quelle condizioni dibattito. Perché abbiamo perché i diktat dell'Europa li abbiamo presi e i governi tecnici fanno questo. Non c'era una situazione di crisi dell'Eurozona, ma no, assolutamente, un problema prendono di credibilità delle via. Va bene, però vedo che la mette sul passato, siamo su un presente futuro, almeno per oggi. Ha fatto una domanda e ho risposto. Certo, va bene. Ha risposto sul fatto, quindi dà ragione a Tommaso Labate comunque, che lo scenario non contempla in nessun modo un governo tecnico, ma no, ma sarebbe né altre maggioranze, sarebbe né altre assurdo maggioranze. Un governo tecnico, perché appunto né altre maggioranze. Perché gli italiani hanno deciso con, dando anche forza alla Lega, di cambiare questa Europa, cioè gli italiani hanno dato un messaggio chiaro. Bisogna cambiare l'Europa. Battuto ovviamente, ma se c'è uno, diciamo, in Italia che sotto sotto sogna un governo tecnico, magari sostenuto da 5 Stelle e Partito Democratico, che tolga tutte le castagne che c'erano dal fuoco, risponda all'Europa, sterilizzi le clausole di salvaguardia dell'IVA con una manovra manifesta, quello si chiama Matteo Salvini, perché a quel punto uscirebbe da quello scenario col 90% dei consensi. Allora andiamo da Veronica De Romanis, perché sono sicura che ha parecchio da dire su questi punti, sulle ipotesi di governo tecnico, se ci fosse. E intanto è vero che i mercati, ma anche l'Europa, temono una condizione di instabilità e quindi che potrebbero, come dire, vedere questo argomento qui, l'argomento della stabilità a tutti i costi, perché altrimenti si paga un prezzo in Europa e sui mercati. È spendibile anche in questa fase? L'Italia è, rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro, l'unico paese che ha due vulnerabilità. È il paese che cresce meno, i dati sono usciti, siamo a 0,1 congiunturale, ma la cosa che dovrebbe più preoccupare è il dato tendenziale, cioè rispetto al trimestre dell'anno precedente siamo con un segno meno. Meno 0,1, se guardiamo la media dell'area dell'euro, la media è intorno allo 0,4, quindi c'è un grande divario che, come diceva prima, sta aumentando. L'altra grande vulnerabilità è il nostro debito pubblico. Abbiamo il secondo debito pubblico in rapporto al PIL e cresce. Siamo secondi sotto la Grecia, ma noi cresciamo e siamo l'unico paese che cresce. Tutti gli altri paesi, inclusi la Grecia, hanno una dinamica decrescente. Quindi questi due fattori messi insieme, zero crescita e debito alto che tende ad aumentare, fanno di un nostro paese un paese che può creare un rischio per l'intera area dell'euro.
Per ora, e lo vediamo con lo spread, non c'è stato nessun contagio. Siamo l'unico paese dove lo spread aumenta. Però è chiaro che le cose possono cambiare. Ecco che è molto importante quello che succederà nei prossimi giorni con questo dialogo con la Commissione europea. Cioè, cosa vuole fare il governo? Vuole andare allo scontro, continuando ad aumentare il debito pubblico, oppure vuole trovare una situazione di compromesso? Mi sembra ieri... Ecco, lei che cosa, come ha interpretato le parole di Conte su questo Beh, punto? A me sembra che Conte abbia detto due cose molto precise. Cosa fare e come fare. Cosa fare, non c'è dubbio, bisogna assolutamente trovare un compromesso, perché lui è stato chiaro, non ci possiamo permettere una procedura di infrazione. Questo perché significherebbe un film già visto, abbiamo già visto cosa significa trovarsi in una situazione con lo spread che aumenta, i mercati in tensione. Oggi noi paghiamo ancora per uno spread molto elevato, ricordiamoci che lo spread aumenta in fretta ma poi va giù molto lentamente. E poi il Premier Conte ha dato un metodo di lavoro, ha detto dobbiamo evitare parole, diciamo, in maniera disordinata, dobbiamo avere delle parole univoche perché le parole hanno un costo e dobbiamo cercare un dialogo. È chiaro che però poi se il Vice Premier Salvini dice io ho un mandato per cambiare le regole, beh, allora qui bisogna capire a chi dà ragione. Questo è chiaro che crea tensioni in questo negoziato, perché chi deve valutare la procedura di infrazione non capisce bene qual è la nostra posizione. E chi detta, diciamo, tra l'altro così, vorrei aggiungere, ci sarà domani un inizio probabilmente, ma poi la procedura è lunga e verrà presa la decisione a luglio e verrà presa dall'Ecofin, che è la riunione dei ministri economici. Sono ministri politici, anzi noi siamo l'unico paese che mandiamo un ministro delle finanze tecnico, che è Giovanni Tria. Tutti gli altri hanno un loro mandato politico e ad oggi, se andiamo a guardare, non c'è questa grande volontà all'interno dei ministri politici europei di stravolgere completamente queste regole. Allora, sentiamo le parole di Conte su questo passaggio sull'Europa e sulle regole. Saremo chiamati a operare scelte delicate che richiedono forte condivisione. Dovremo riuscire a perseguire una politica di segno espansivo, come si qui abbiamo fatto, tenendo però in ordine i conti, perché l'equilibrio del quadro di finanza pubblica ci è imposto non tanto e solo dalle regole europee, che rimangono in vigore fino a quando non riusciremo a cambiarle, ma dal fatto che siamo costretti a finanziare il nostro debito sovrano sul mercato, per cui rimaniamo esposti alla fiducia degli investitori. E chi conosce i mercati sa che per preservare questa fiducia occorrono parole univoche e chiare da parte di tutti i componenti del governo e, aggiungo, anche da parte degli esponenti parlamentari delle forze di maggioranza. Ecco, qui sembrava rivolgersi anche a Borghi, non soltanto come esponenti, no. Non è così? Dice no, non ce l'aveva. Ma la questione del debito... Però c'è una differenza tra la posizione di Salvini e della Lega su questo dire vogliamo cambiare le regole a tutti i costi e queste, diciamo, dice sì, le vogliamo cambiare, però intanto finché ci sono le regole dobbiamo rispettare, se no è un pasticcio. Ma la questione delle regole e dell'Europa sono assolutamente importanti. Voglio fare un esempio. Il debito pubblico italiano. Il debito pubblico italiano è 2.360 miliardi. Il debito pubblico italiano si può paragonare a un mutuo di una famiglia. Allora, il tema è: io riesco a pagare il mutuo, quindi la sostenibilità, bene. Secondo, e come lo sostengo? Lo sostengo col reddito. Allora, la crescita è il reddito. Noi dobbiamo far crescere questo paese. Finché noi continuiamo a fare anche polemiche sul debito, ma il debito è il nostro mutuo. Allora, abbiamo bisogno, uno, che non ce lo revochino, e questo è il discorso della credibilità, della sostenibilità. E noi, il nostro debito è assolutamente sostenibile, perché noi siamo credibili, perché noi dobbiamo anche essere più orgogliosi del nostro paese, perché noi abbiamo il patrimonio artistico
più grande al mondo. Cioè, cominciamo anche a pensare di essere un po' più autorevoli in giro, cosa che non è capitata. Ecco. Cambiare le regole vuol dire anche avere dei commissari europei più autorevoli di quelli che attualmente abbiamo, cioè uno in un posto che non ha nessuna diciamo autorevolezza. Allora noi dobbiamo pensare a far crescere questo paese. Il tema è il PIL, non è il debito. Il debito è sostenibile se il PIL cresce fortemente. Tanto è vero, faccio un ultimo esempio. In America, come si fa crescere il PIL? In America hanno abbassato le tasse a debito. Perché? Perché hanno guardato la crescita del prodotto interno lordo e Trump, che piaccia o non piaccia, molti di sinistra non piace, però ha fatto crescere brutalmente il suo paese, come? Riducendo le imposte. Se posso aggiungere una nota tecnica, noi siamo in una situazione un po' diversa dagli altri, quindi bene la crescita, ma come ha detto il governatore Visco e lo ha ripetuto il ministro Tria, noi abbiamo un costo del debito che è maggiore del nostro tasso di crescita. Questo fa sì che per abbassare il nostro debito su PIL, non voglio andare troppo nelle technicalities, ma è come funziona il rapporto debito-PIL, bisogna avere un avanzo primario. Avanzo cosa primario è, aspetti, però l'avanzo primario che abbiamo è molto basso ed è in diminuzione. Per stabilizzare il nostro debito e cominciare a ridurlo abbiamo bisogno di un avanzo primario che deve essere superiore al 2%. Nelle stime del governo invece è inferiore e scende intorno all'1,2%. Quindi da sola la crescita sicuramente è un impulso, ma c'è bisogno di agire sull'avanzo primario, cioè sulle entrate meno le spese. Ma che l'avanzo primario cresce se cresce il PIL, aspetti, ci sono due cose che vanno messe insieme. Proprio per questa particolarità è stato molto chiaro il governatore Visco e il ministro dell'economia. Noi siamo l'unico paese dove il costo del debito è inferiore al tasso di crescita dell'economia, quindi bisogna agire su diversi fronti, non solo sulla crescita. È chiaro che poi la crescita è importante, però qui le due grandi misure che sono state fatte fino ad oggi, reddito di cittadinanza e quota 100, come è stato scritto nel documento di economia e finanza, hanno un impatto sulla crescita pressoché nullo. Non sono ancora entrate neanche in vigore. Beh, ma sono le previsioni dello stesso governo sul fatto, questo ricordava la professoressa De Romanis, che non prevede che porti crescita e tra l'altro forse va anche rivisto, mi sembra. Tommaso Labate, prima di andare in pubblicità però volevo analizzare anche la posizione di Luigi Di Maio. Oggi c'è un'intervista al Corriere della Sera, ieri ha fatto un post su Facebook, ma la tua impressione è che il Movimento 5 Stelle sia deciso ad accettare tutto o no, al di là delle parole di Perché qualche paletto l'ha messo Di Maio. Sì, assolutamente. A me Di Maio ha messo qualche paletto, ma penso che il lato Conte 5 Stelle vada dato, per esemplificazione, per scontato, perché altrimenti la crisi diventa completamente ingestibile se a Conte manca anche il pezzo del Movimento 5 Stelle. Esistono dei punti di domanda che riguardano anche Di Maio. Primo tra tutti il ruolo di Conte nel caso in cui il governo dovesse finire. Siamo noi pronti a credere alla versione del Conte che non vede l'ora di tornare a fare l'avvocato, oppure pensiamo che Conte si iscriva al millenario partito delle persone che iniziano a fare politica e poi non riescono più a fare a meno, che ha in Italia lui ha la detto sua che non è dei uno. 5 Stelle sì, lui ha detto che non è dei 5 Stelle, fra l'altro aveva rivendicato una certa terzietà nel momento in cui, se vi ricordate, all'inizio della campagna elettorale europea, prima che si presentassero le liste, c'era addirittura, si era ventilata l'ipotesi che Conte potesse candidarsi, cosa che lui poi ha escluso direttamente. Però se pensiamo che questo, i flussi elettorali lo dimostrano, che il Movimento 5 Stelle, senza la sterzata a sinistra delle ultime tre settimane di campagna elettorale, avrebbe probabilmente preso più voti
e non meno voti, questo diciamo potrebbe lasciare intendere che il profilo di un eventuale diciamo nuovo capo politico del 5 Stelle che diciamo succedesse a Di Maio potrebbe assomigliare più a Conte che non a Di Battista, e quindi queste diciamo sono le tante spine che Di Maio, che fra l'altro diciamo una cosa che nessuno nota ma secondo me va detta, che Di Maio è proprio ombre verticale, cioè sembra dal punto di vista anche della reazione alle tempeste, sembra di fatto imperturbabile, se consideriamo che comunque un ragazzo diciamo abbondantemente sotto i 40 anni ha iniziato a fare politica da poco, quindi criticabilissimo da tutti i punti di vista, però con una tenuta psicologica veramente incredibile e invidiabile anche. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, restate con noi. I risultati elettorali creano grande esaltazione ai vincitori e grande delusione negli sconfitti. Purtroppo il clima elettorale non si è ancora spento. Viviamo ancora i postumi di una condizione che ho definito di supereccitazione. È un clima che non giova all'azione di governo. Vorrei chiarire meglio su questo punto. I miei rapporti personali sono buoni, sono ottimi con tutti i miei ministri e anche con i miei vicepresidenti, ci sentiamo spesso e li ho sentiti più volte. Lavorare però nell'interesse esclusivo del Paese, rimando a quel giuramento, significa qualcosa di più che avere buoni rapporti personali. Significa predisporsi ad abbracciare un orizzonte temporale ben più ampio e un atteggiamento realmente costruttivo. Allora, Gusmeroli, io volevo chiederle intanto se perché, se i rapporti sono buoni, se c'è questa fase, perché Salvini non vuole fare e continua a rinviare questo incontro con Di Maio? Ma sinceramente credo che noi non abbiamo mai interrotto né rapporti né lavoro, quindi infatti il primo commento è stato: ma noi siamo quelli che vogliono ridurre le imposte, che vogliono sterilizzare le clausole di salvaguardia, che vogliono lavorare, siamo al lavoro, come ho detto. Sì, va bene che siete al lavoro, ma perché non ci deve essere questo vertice, viene diluito, spostato nel tempo? Perché c'è il braccio di ferro addirittura sull'incontrarsi? Allora, Di Maio continua a dire vediamoci e Salvini continua a dire no, in sostanza, a dire vabbè, dopo vediamo. Non è vero, perché dice dopo vediamo. Perché all'interno del governo ci si sente quotidianamente, si sentono quotidianamente, cioè assolutamente, cioè non ci sono, cioè come è un po' la storia, abbiamo i vertici. Detto che non si sentono da domenica quando ma si non, sono fatti i compromessi. Ma non è assolutamente così, cioè si sentono quotidianamente perché ci sono tantissimi temi, ma tantissimi temi ci sono, cioè ci sono temi relativi all'economia, ci sono, cioè lo sblocco cantieri, c'è il decreto crescita, cioè noi per esempio, vi faccio un esempio, venerdì abbiamo avuto incontri con la delegazione, c'era la delegazione Lega e 5 Stelle sul decreto crescita, la stessa cosa avviene al Senato sullo sblocco cantieri, si decide emendamento per emendamento che cosa fare, quindi qual è la linea, sì, ma noi eccetera. Noi stiamo parlando quindi di un'altra cosa, di un incontro Salvini-Di Maio con Conte. Perché non c'è? Perché ma ci sarà, ma voglio dire assolutamente, non è che se si fa l'incontro si lavora, si produce per il Paese, se non si fa l'incontro non si produce, si continua a lavorare, cioè si continua a produrre. No, si continua a produrre, per adesso abbiamo visto che non si produce un accordo, quindi lo sblocca cantieri in realtà è fermo. Sblocca cantieri è molto importante perché se dobbiamo fare... Sì, però attenzione, noi qui dobbiamo fare una legge, cioè in questi ultimi anni abbiamo creato una tale legiferazione macchinosa, io lo dico da sindaco, cioè per fare delle opere pubbliche, anche le più semplici, in un comune, e questo è molto importante, perché? Perché il comune è l'ente più vicino al cittadino, per fare delle singole opere in un comune è diventato difficilissimo, difficilissimo, ma pensiamo che in un comune piccolo come il mio,
per fare degli appalti devi fare una centrale di committenza, devi prendere dei professionisti esterni da pagare per fare le gare, devi dei tempi biblici. Allora, e perché ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati perché sono anni che invece di perseguire chi sbaglia quando si sbaglia, si pensa di continuare a legiferare in modo incredibile per far sì che non ci sia la corruzione. Va bene, e quindi è il motivo per cui... la corruzione c'è ancora di più se c'è burocrazia. Sì, però sembra che l'idea di abolire completamente qualsiasi cosa apra la strada poi altri abolire, meccanismi. Non è abolire, per due anni. Io però sospendere una legge che ha creato solo disastri. Va bene, il risultato però è che l'incontro di ieri sera è finito senza un accordo su questo. La Lega riproporrà quell'emendamento? A la tutti Lega, i costi quello Lega, che blocca la Lega il codice vuole, degli appalti. Ma il codice degli appalti è molto importante. Sì, ma prima io lo però lo se vuole che le dia la risposta... Le vorrei chiedere prima un sì o un no, se la Lega... e poi dopo lei me lo spiega, però vorrei sapere se, visto che la riunione c'è stata, lei ha spiegato qual è la ratio di questo emendamento, però ci dica se la Lega lo ripresenta a tutti i costi, cioè non accetta di accantonarlo, allora, è un punto irrinunciabile o no. Perché oggi stiamo in questa partita politica. Attualmente è molto importante, perché se non si sbloccano i cantieri, sono 8.000 comuni che devono lavorare. Cioè è un po' come se uno ha un braccio operativo, il braccio operativo non lo fa lavorare. Parliamo di questo emendamento, non di tutta la legge. Questo emendamento per la Lega è irrinunciabile. Soprattutto in un paese dove ha necessità di crescita. Quindi è irrinunciabile. Questo o comunque qualcosa che sblocchi definitivamente questa situazione di impasse di anni per cui il codice degli appalti ha bloccato tutto. Bene, allora non questo è, non è un paese che deve bloccare, questo poi ne parliamo, sbloccare. Poi ne parliamo. Allora, lo spread intanto apre a 280 punti, abbiamo ricominciato a monitorarlo naturalmente. E questo è il dato di questo momento. Tommaso Labate, c'è stato un passaggio ieri nelle cose che diceva Conte, in cui lui ha messo in guardia dalle tentazioni sia di Salvini che di Di Maio, secondo lui, e cioè la tentazione di Salvini di voler andare al voto per consolidare un risultato elettorale, la tentazione forse di Di Maio di avere una rivalsa rispetto invece a un riscatto, ha usato questa parola, rispetto a una sconfitta elettorale. Come la vedi? Ci sono queste due spinte? La spinta, diciamocela tutta, è unidirezionale, cioè va nella direzione di Salvini, perché al momento non si intravedono spinte che riguardano Luigi Di Maio collegate a una sua possibile rivalsa elettorale, anche perché c'è uno statuto vigente all'interno del Movimento 5 Stelle secondo il quale, qualora e quand'anche ci fosse l'ipotesi di una rivalsa elettorale del Movimento 5 Stelle, al momento Di Maio non ne farebbe parte, avendo esaurito entrambi i mandati a sua disposizione. Quindi penso che il messaggio in questa fase sia rivolto direttamente a Salvini. Salvini ha davanti a sé le due strade, cioè la prima è continuare ad essere l'azionista di maggioranza di questo governo, pur non essendo rappresentato nell'assemblea dei soci con adeguata rappresentanza, visto che comunque il Parlamento fotografa le elezioni del marzo scorso. Il secondo è tentare molto banalmente quello che anche Renzi fece col referendum sulla Costituzione, cioè convocare questa volta nella maniera di un D-Day un gigantesco referendum su se stesso, perché è di tutta evidenza che se si andasse alle elezioni anticipate a settembre, a gennaio, a febbraio eccetera eccetera, sarebbe il più grande referendum su un uomo politico mai giocato a un'elezione italiana, sarebbe Salvini da una parte e tutto il resto del mondo dall'altra. Io ricordo che all'inizio dell'esperienza di governo Francesco Verderami sul Corriere della Sera scrisse che Giancarlo Giorgetti aveva fatto omaggio ai componenti del governo di un'effigie arrecante fattezze di Matteo Renzi, invitando ovviamente i destinatari dell'omaggio ad evitare di fare la stessa cosa. Adesso ci sono molte ricostruzioni, sono anche dei virgolettati di un colloquio di Giorgetti oggi con Repubblica che indicano la stessa direzione. Giorgetti dice quello che
penso io lo sapete tutti, cioè che voglio staccare la spina al governo. Adesso sta Salvini ed indica quindi una direzione che diciamo sembra andare... Dice crisi atomica, crisi Giorgetti, atomica. Adesso lo facciamo esatto. vedere. Se avesse cioè detto Salvini, quella virgolata lì, il governo sarebbe caduto dopo un istante. Quindi se si andasse alle elezioni anticipate, Salvini correrebbe la madre di tutti i rischi, giocherebbe una partita in cui sarebbe abolito il pareggio, o vince da solo o perde e perde tutto. Ricordiamoci che la legge elettorale vigente, che è un sistema elettorale misto che per il 75% proporzionale e per il restante maggioritario, non garantisce, oltre ogni ragionevole dubbio, la maggioranza neanche a una coalizione che ha il 40% nazionale, perché questo 40% dovrebbe essere equamente e ben distribuito sul territorio nazionale perché possa trasformarsi in una maggioranza di seggi. Quindi Salvini avrebbe senz'altro una maggioranza relativa, ma i parlamentari che gli mancherebbero a formare una maggioranza dopo queste eventuali elezioni anticipate, che costo politico avrebbero? Sono una serie di domande a cui non abbiamo risposto noi, e probabilmente in questa fase giustamente non ce l'ha ancora neanche Salvini. Anche perché c'è un timing del quale poi parleremo. Sentiamolo però Salvini, abbiamo sentito soltanto le parole di Conte finora, sentiamo la reazione di Salvini ieri in un comizio successivo naturalmente alla conferenza stampa di Conte. Io ho sentito la conferenza del Presidente del Consiglio stasera perché ero in macchina fra San Bonifacio e Porto Mantovano, ha detto il governo va avanti se riusciamo a fare le cose. Sì, non vedo l'ora di tornare a lavorare bocca chiusa e fatti. L'Italia ha bisogno di fatti, non di no, forse, vedremo, dipende. Fatti. E fatti vuol dire difendere le aziende italiane approvando una legge che prevede che se qualcuno prende soldi per acquisire una fabbrica italiana deve mantenere la produzione in Italia, altrimenti restituisce i quattrini, perché non è possibile. Però sono sicuro che l'amico Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico farà rispettare i contratti e farà rispettare la legge, ne sono convinto. Come io penso di tutelare la sicurezza degli italiani, sicuramente anche tutti gli altri colleghi ministri faranno lo stesso. Il governo non va avanti 4 mesi, va avanti 4 anni, se tutti fanno quello che devono fare e mantengono la parola data. 4 anni. Allora, queste erano le parole di Salvini e insomma il tono non è, c'erano anche tutti, come appena evocato Di Maio, anche lì nella piazza c'erano un po' dei... mugugni e insomma manifestazioni non certo di simpatia. E io volevo chiedere ancora a Veronica De Romanis se quale potrebbe essere una reazione di fronte a uno scenario elettorale anticipato in Italia, sia in Europa che dal punto di vista dei mercati. Beh, bisogna vedere in che modo e come ci arriviamo. Ora la grande preoccupazione è capire cosa si farà con questi conti e cosa succederà alla legge di bilancio. Quindi le due cose sono collegate, perché quando ci saranno le elezioni, prima della legge di bilancio o dopo la legge di bilancio, quindi chi la farà questa legge di bilancio? Il problema è che, e questo io sono molto d'accordo con quello che ha detto il Premier Conte, bisogna tenere questi conti in ordine, bisogna dare una prospettiva anche di medio-lungo termine, e soprattutto capire come trovare le risorse. Ma perché... qual è il modo per tenere i conti in ordine? Li assicura di più una maggioranza rissosa come questa? Beh, chiaramente o uno scenario quello che preoccupa soprattutto per esempio i nostri interlocutori europei è vedere una maggioranza rissosa, quello che è successo per esempio con la lettera al Ministero dell'Economia. Cose che hanno riverberi. Sono cose che creano instabilità e soprattutto danno l'impressione che non c'è una posizione univoca. Anche per esempio sulla flat tax se ne parlava, abbiamo da una parte il Premier Conte che ha ripetuto le stesse parole che dice spesso il Ministro dell'Economia, ovvero che deve essere finanziata con delle coperture, e poi invece i Vice Premier che entrambi dicono può essere finanziata in disavanzo. Questo è il rapporto che è stato mandato da Tria, che è stato fatto dal Ministero dell'Economia e Finanza, in cui proprio spiega
la risposta che noi stiamo dando alla Commissione europea, e c'è tutta una parte proprio sulle coperture, ma è una parte che inevitabilmente resta vaga, proprio perché forse non c'è una posizione unica. Si parla di disinnescare le clausole di salvaguardia, ovvero evitare il famoso aumento dell'IVA, ma non si dice come. Si parla di risparmi, si parla di tagli alle famose deduzioni e detrazioni che erano state promesse anche in campagna elettorale, ma anche lì non ci sono dettagli, e questo forse è l'aspetto più debole di questo, di questo documento, perché oramai siamo a giugno, bisognerà trovare una soluzione entro ottobre e dobbiamo disinnescare 23 miliardi di IVA, e in più poi ci sono altre spese, insomma. Diciamo questa... che l'ammontare potrebbe essere intorno ai 35-40 miliardi, queste risorse vanno trovate. Aumentare il disavanzo non può essere un'opzione, ma lo ha detto anche il Premier Conte ieri in conferenza stampa, e su questo purtroppo sembra non esserci una posizione compatta. Allora, intanto c'è una presa di posizione, una dichiarazione di Toninelli, ministro delle Infrastrutture, che dice che l'emendamento della Lega di cui parlavamo poco fa, lo ripeto, codice degli appalti bloccato sospeso per 2 anni, inserito subito dopo le elezioni, dice Toninelli, è un pretesto della Lega per far cadere il governo, lo ha detto poco fa in una intervista radiofonica, è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente, è stato bocciato da tutti, ANAC, cioè Cantone, associazioni di imprese, e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo. Allora, intanto io vedo finalmente collegato il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, di Forza Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, spero che non ci sia questo ritardo così, questa distanza tra le nostre voci. Mi sembra buono. Temo di sì. No, mi sembra invece che sia buono. Allora, lei è protagonista di un pezzo di Tommaso Labate, che è qui con noi, che dice che c'è una tenaglia, lei e poi Musumeci, che si collegherà con noi, la tenaglia leghista per stringere Forza Italia, Tommaso Labate. Toti, che cosa, come ne parli tu nel tuo pezzo, vuoi spiegare la tenaglia? No, il tema è semplicemente questo. C'è una domanda alla quale Salvini, ma anche Forza Italia, devono trovare una risposta rapida. Forza Italia è ancora un valore aggiunto per quella coalizione di centrodestra, oppure come forza aggregatrice dello spazio moderato al centro, di cui Salvini ha geometricamente bisogno per costruire la maggioranza di cui prima è superata? Allora, la risposta numero uno: se Forza Italia è ancora in grado, c'è Forza Italia, Salvini punterà su questa coalizione di centrodestra classico e fine. Qualora però si realizzasse la seconda opzione, cioè che i sondaggi dimostrassero che Forza Italia di fatto potrebbe trasformarsi in una zavorra, a quel punto esistono diverse soluzioni per sostituirla. Una di queste è mettere in campo una nuova forza politica che sia o interna, a una forza unica di Salvini, o che abbia proprio una sua dignità di lista che copra lo spazio. E questo potrebbe essere lo spazio di Toti. Allora, Toti, che avrà anche un'iniziativa. Non so se ho sintetizzato bene. Va bene, Toti, funziona così? Intanto saluto Tommaso. Buongiorno, ciao Giovanni. Guardi, esistono una serie di interrogativi in questo momento nel mondo politico che vanno indubitabilmente sciolti. Uno, capire che cosa vorrà fare la Lega di questo governo con tutto quello che avete raccontato fino adesso. Il secondo, certamente la coalizione di centrodestra ha bisogno, di una gamba, di un polo, di una sensibilità, di un'aggregazione che rappresenti il blocco sociale moderato, cattolico, riformista, insomma, che pari quello spazio al centro che oggi è un filo esangue visto gli ultimi risultati di Forza Italia. Da un lato bisogna ragionare ovviamente di quel che succederà a Forza Italia, io il mio contributo l'ho dato, lo sto dando, eccetera. Dall'altro però è noto a tutti che esistono una serie di disallineamenti tra la posizione o alcune posizioni dentro Forza Italia e le posizioni degli amici della Lega, degli amici di Fratelli d'Italia, con cui pure governiamo tante regioni e tanti comuni.
tra poco si andranno a fare le maggioranze del Parlamento europeo, i parlamentari di Forza Italia saranno in quel blocco che di nuovo governerà l'Europa popolare, socialista, liberale, oppure cercheranno qualche strada diversa? Da un punto di vista delle alleanze locali c'è un pezzo del nostro partito che al sud ha fatto degli esperimenti a sinistra che certamente non possono essere piaciuti evidentemente né ai nostri elettori in generale perché sono frastornati, ma neppure ai nostri alleati. Allora, esiste sicuramente un tema di ristrutturazione del blocco di centro, del polo di centrodestra, esiste anche un tema di dialogo con gli alleati e di allineamento con le forze politiche di un centrodestra che deve avere tante sensibilità ma deve mantenere una sua coerenza, e in questo c'è da fare un lavoro e gli scenari sono tutti aperti. Io mi auguro che Forza Italia colga gli stimoli positivi che ho cercato di dare in queste ore e cominci a interrogarsi sul fatto che i sondaggi di ieri, credo sulla vostra rete, ci davano intorno al 7%, quindi ancora in discesa, e c'è da fare un lavoro. Mi auguro anche che quando si andrà a votare il centrodestra abbia l'ambizione di governare di nuovo questo paese in modo unitario. Detto questo, certamente le cose così come sono rappresentano diverse incognite. Naturalmente, ma lei si è fatto un'idea di come va a finire? Se Conte ha fatto una buona mossa o diciamo che va nella direzione poi di trovare un compromesso fra i due vice premier, pur nella anomalia di aver scelto, cioè di essersi appellato ai vice premier anziché essere lui a guidarli, va bene, però questa può andare in quella direzione o invece accelera una crisi e quindi un ritorno al voto? E lei se lo augura che si torni al voto presto? A me sembra che Conte abbia applicato la vecchia massima: se non puoi convincerli, confondili, perché mi sembra che abbia detto tutto il contrario di tutto e si tira a campare e andare avanti. Dopodiché penso che ci siano alcuni ostacoli al voto nell'immediato. Noi abbiamo una legge finanziaria squilibrata, abbiamo delle clausole di salvaguardia che, se non sterilizzate, prevedrebbero che gli italiani paghino alcune decine di miliardi in più di imposte indirette di IVA nel prossimo anno. Credo che il presidente Mattarella, ma ovviamente sono valutazioni del Quirinale, prima di mandare il Parlamento a casa e chiamare gli italiani alle urne, vorrà alcune garanzie sul fatto che tutto questo non incida sulle tasche degli italiani, e mi sembra assolutamente giusto ed opportuno. Dopodiché sappiamo tutti che questo è un governo con una scadenza, insomma, che ne dicano i protagonisti legittimamente, è un governo che nasce dall'assenza di altre maggioranze parlamentari e dalla confusione che esiste all'interno dei poli. Io penso che prima di andare a votare serva fare un po' di chiarezza, magari bastano anche poche settimane o pochi mesi, però se vuole la mia previsione, io penso che sarebbe utile e anche l'ipotesi più plausibile che il Parlamento vada a un suo rinnovo nei primi anni del 2020, perché nell'autunno non si è mai votato in questo paese storicamente, sarebbe una primizia assoluta per la politica italiana, però non le so dire, magari invece c'è una... Vediamo, allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità, vedo anche collegato da Palermo... Vedo anche collegato da Palermo Nello Musumeci, governatore della Regione Sicilia, ma dopo la pubblicità restate con noi. Buongiorno. Dobbiamo incrementare l'orientamento dell'intero sistema produttivo verso un'economia circolare, in modo da rendere sempre più sostenibile nel tempo la nostra economia, favorendo la cultura del riciclo e abbandonando, dismettendo quella del rifiuto. Stiamo ultimando un articolato progetto di riforma delle varie iniziative di sostegno all'export. Anche questo lo sto seguendo personalmente, in modo che le nostre imprese che operano all'estero possano godere di efficaci prestazioni di consulenza, oltre che di adeguato sostegno finanziario e assicurativo. Ecco, sono alcune delle iniziative cui stiamo lavorando già da tempo, che richiedono però visione, coraggio, tempo. Impongono di uscire dagli schemi limitati delle campagne elettorali, dei proclami lanciati a mezzo stampa, per abbracciare la prospettiva di una programmazione strategica lungimirante.
siamo chiamati a disegnare il futuro del Paese, che è una cosa un po' diversa dal soddisfare gli umori della piazza infotelematica, dal collezionare like nella moderna agora digitale. Allora, così erano ancora le parole di Conte dalla conferenza stampa. Gusmeroli, volevo chiedere a lei, questo insomma un invito a non continuare con questo modo di operare molto chiaro, rivolto sì anche a Di Maio, ma soprattutto a Salvini, perché l'esposizione sui social e anche questo, ma oggi veramente in questo momento sia Salvini che Toninelli, che abbiamo citato prima, si stanno, come dire, confrontando a distanza via radio oggi, quindi con uno strumento più antico. Toninelli dice, quindi sembra aver raccolto un pezzettino solo, con i like, ma alla radio. Toninelli ha detto: stanco della retorica di questo Salvini che dice di sì e noi che diciamo di no. Su flat tax si chiude in una stanza con Tria e non continui la campagna elettorale. Salvini dice: nessuna intenzione di far cadere il governo, ministri e presidenti pagati per fare i cantieri. L'idea del Paese è chiara. Questo è il tono oggi dopo l'appello di... Intanto la Lega è di per sé un movimento che è vicino alla gente, parla con la gente, quindi è normale che proprio perché ha un contatto diretto con la gente, tantissimi sono in Parlamento, sono stati tutti amministratori locali, quindi per dare l'idea che c'è una vicinanza alla gente straordinaria che ha solo la Lega. Questo è il primo aspetto. Conte diceva sull'economia circolare. Si arrabbia anche Toti, guardi, su questo, che la vicinanza c'era solo la Lega o no? Adesso sentiamo assolutamente. Anche Conte parlava dell'economia circolare. Nel decreto crescita ci sono due articoli che provengono dalla PDL semplificazioni proprio sull'economia circolare, quindi riutilizzo degli imballaggi. Sì, ma qui parliamo di una questione. Quindi, no, è per dare l'idea che noi stiamo lavorando. Conte dice: i messaggi anche che vengono dati agli alleati di governo vengono dati attraverso i social a colpi di like. Allora, questo è cioè la campagna. La vicinanza con la gente avviene sia fisicamente, sia virtualmente, sia con tutti i mezzi. Perché? Perché la politica è fortemente cambiata. Prima era una politica elitaria, adesso è una politica attaccata alla gente, attaccata ai suoi bisogni e che vuole risolvere i bisogni quindi della gente. Quindi continuare con i like, mi sembra di capire. No, al di là di tutto no, è una battuta ovviamente, perché tra i grandi meccanismi di comunicazione, di empatia con la gente, ora c'è il Sacro Cuore di Maria, anche oltre ai mezzi, ci sono quindi anche i mezzi più tradizionali, non sacro sono quelli contemporanei. Allora, eccolo qui, Salvini ha lanciato il suo di ultimatum, se tra 15 giorni ancora rinvii c'è un problema, spero che tutti assorbano le elezioni e si riparta compatti, però 15 giorni, perché poi il tempo serve, poi ne parliamo. Musumeci, che idea si è fatto lei del particolare momento in cui siamo? E poi naturalmente noi ci tenevamo molto a averla ospite oggi, perché lo ha scritto Tommaso Labate, non è il solo, ieri ne hanno accennato anche altri giornali, altri cronisti, ma diciamo Tommaso si è soffermato proprio sulla tenaglia, sul meccanismo. Lei potrebbe dare una mano a Salvini al Sud. Allora, prima giudizio su Conte e poi se questo è il suo obiettivo. Buongiorno, grazie e un saluto a tutti. Siamo all'epilogo, è inevitabile quello che accade e quello che accadrà nei prossimi giorni. La politica non può essere un contratto, la politica è un comune sentire, è una visione comune, è una affinità di culture. E invece il contratto messo su da Lega e 5 Stelle era inevitabilmente una finzione, era destinato ad esaurire la propria funzione, e la litigiosità costante, sempre più aspra, continua ad allontanare la gente dalle istituzioni, quindi tutto il contrario di quello che deve essere e di quello che deve fare la politica. Per cui siamo al capolinea e Conte ha avuto la lealtà, bisogna riconoscerlo, di dire con chiarezza che non ci sono più margini per poter andare avanti. Io sono convinto che la politica debba essere ben altro. Scusi, lei quindi è convinto che Conte
andrà alla fine a rimettere il mandato? Io sono convinto che Conte stia cogliendo l'opportunità per ritagliarsi un protagonismo che in questi ultimi mesi è stato assolutamente negato, martoriato, devastato da un eccesso di presenza dei due leader dei partiti del governo. Il presidente Conte è riuscito in queste ultime ore a dire: c'ho io il bandolo della matassa, ditemi se debbo mollare o se debbo riprendere il filo della matassa. Io sono convinto che non sarà nelle condizioni di poterlo fare, ormai i rapporti sono talmente sfilacciati da non consentire più una ripresa seria, costruttiva del programma di governo. Il programmismo, voglio dire, è la negazione della politica. Se la politica non suscita emozione, se la politica non è condivisioni, se non ha un retroterra culturale ed è solo un contratto, un arido, freddo contratto, è chiaro che non può assolutamente affrontare crisi devastanti in un momento assai difficile come quello che l'Italia e l'Europa stanno vivendo. Ecco perché siamo all'epilogo. Questa finzione, questo teatro del contratto di governo, questo modo esasperato di Di Maio di dire chi tradisce il contratto tradisce l'Italia, non è vero, l'Italia è stata tradita nel momento in cui si è dato luogo, si è dato vita al contratto, perché questo governo non è stato capace di dare una risposta né ai problemi del nord né, lasciatemelo dire, ai problemi del sud. È una offerta politica che arriva in periferia assai lenta, assai annacquata, inadeguata e fa sentire la gente sempre più lontana dalle istituzioni. Aumenta l'astensionismo, aumenta la disaffezione. E se va in crisi la politica, è chiaro che va in crisi la società, perché la politica può essere lo specchio di una società, ma qualche volta deve avere l'ambizione di essere anche la guida di una società. Per essere guida deve essere testimonianza. Nella sua offerta, o non so se invece è un'accettazione a un'offerta della Lega, questo non lo so, ce lo dice lei, ci potrebbe essere appunto un'alleanza con la sua formazione, con politica, lei aveva una lista civica, eccetera. Ma al sud potrebbe essere così come un Berlusconi degli anni 90? Io sono convinto che al sud ci sia bisogno di una offerta politica adeguata. E Salvini lo è. L'attuale governo Conte non è stato in condizione. Sì, ma la Lega lo è. Salvini è socio fondatore del Salvini è socio fondatore del centrodestra dal 1994, all'inizio con una visione territoriale e localistica, da qualche anno con una visione finalmente, per fortuna, nazionale. Chiaro. Ecco perché non è una intrusione anacronistica la presenza della Lega, è un socio fondatore del centrodestra. Il problema è riuscire a ridare al centrodestra quella identità che ha perso negli ultimi anni e la si può trovare soprattutto nel sud, perché il centrodestra ha nel codice genetico la sua meridionalità. Chiaro. Ecco perché allora noi in questo momento siamo costretti ad affidare al 5 Stelle la rappresentanza di un elettorato che invece non si sente più rappresentato. Chiaro, e Tommaso Labate, no, vedevo che annuivi. No, annuivo su un altro passaggio che secondo me è fondamentale e che ha detto Musumeci e che penso sia sottoscrivibile. Musumeci, il presidente Musumeci viene dalla tradizione culturale della destra italiana, ma le parole che ha detto poc'anzi penso siano sottoscrivibili anche da chi viene dalla tradizione culturale della sinistra. Sono le parole contro il programmismo, perché guardate, una delle cose su cui ci siamo fregati come paese è stato, come dire, l'aver detto tutti insieme che la politica doveva fare soltanto fatti e non parole. Quando la politica fa soltanto fatti è evidente che si riduce tutto a una gigantesca televendita, perché c'è quello che propone il fatto del reddito di cittadinanza, quello che propone il fatto della quota 100, quello che propone il fatto degli 80 euro, e quindi impedendo alla politica di utilizzare le parole scambiate frettolosamente per quei bla 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 con cui poi non si fa niente, privi il paese e quindi anche le forze politiche degli orizzonti culturali per disegnare quello che la politica dovrebbe fare, cioè il nostro dopodomani.
non il nostro, neanche il nostro oggi, figuriamoci il nostro domani. E qual è il disegno? Il disegno è molto semplice, che quello che scrivevo nel pezzo di oggi. Oggi vediamo Salvini che sta alla sua, come dire, massima potenza. La spinta propulsiva di Salvini è arrivata al massimo. Eppure, nonostante questo, tutti gli indicatori elettorali dell'ultima tornata del 26 maggio ci raccontano di un sud in cui il Movimento 5 Stelle è ancora forte. Quindi è evidente che neanche la ricetta di Salvini, spinto come una macchina a 1000 km/h, riesce, è riuscita per adesso a primeggiare al sud. Io vorrei fare una domanda. Un'operazione tipo quella di Musumeci al sud e di Toti al nord per provare a fare questo, per mettere in campo questo schema. Presidente Toti, avrei due domande per lei, perché le volevo chiedere se, però, in un'ottica, in un orizzonte elettorale, se l'insistenza che pure viene fatta c'è naturalmente da parte della Lega sull'autonomia, sull'applicazione la risoluzione, l'applicazione delle autonomie nelle regioni del nord, che è molto cara a Zaia, naturalmente, sulla quale Salvini è sotto pressione interna, se però non crea problemi al sud, cioè non c'è questo tema nord-sud come difficoltà su un orizzonte elettorale per Salvini. No, guardi, il tema nord-sud secondo me non esiste, l'ha detto prima molto bene l'amico Musumeci, che saluto. Questo governo sta dando parziali e inadeguate risposte sia al nord che al sud, e questo è il vero problema. Io resto convinto che questo sia un governo l'unico possibile in questo Parlamento, altrimenti non sarebbe nato un ircocervo con due partiti così diversi. Ma il problema non è se questo governo ha una base teoretica sufficiente o la politica della parola. Il problema è che questo governo non sta facendo neanche un fatto. Noi abbiamo una TAV che non si sa se la faremo, io ho la gronda autostradale di Genova bloccata dai contenziosi con società autostrade, abbiamo un decreto sblocca cantieri che necessiterà presto di un decreto per sbloccare il decreto blocca cantieri, perché lì fermo il codice degli appalti non andrebbe sospeso 2 anni come dice la Lega, andrebbe cancellato da questo paese se vogliamo sbloccare gli 8 che miliardi volete, di investimento. Un l'autonomia, guardi. Per come è stata attrezzata l'autonomia, che ovviamente meglio sarebbe affrontarla con una riforma costituzionale organica, ma questa è la strada che abbiamo intrapreso, e anche la Liguria c'è, è fatta al costo standard, al costo storico che intenderà poi al costo standard andando verso il futuro. Non è nulla di più, come si dice, di una valorizzazione delle risorse locali e un avvicinamento dei centri decisionali della politica ai cittadini. Il sud e il nord non cambieranno sostanzialmente la divisione delle risorse, quindi chi la usa come una clava per dividere il paese sta dicendo un'assurdità. Se oggi c'è un mezzogiorno più arretrato e un nord più avanzato, non è certo per l'autonomia, visto che non c'è mai stato, è per decisioni sbagliate di molti governi nazionali che si sono succeduti l'uno all'altro. Quindi credo che sia un tema sbagliato. Il tema adesso è uno solo, le chiacchiere stanno a zero. Questo governo è nato per necessità. E come necessità io ho anche detto che bene faceva nascere, perché eravamo senza governo e non c'era un'altra maggioranza. Ora, o riesce a fare almeno qualche cosa, mi sblocca la ferrovia in centro a Genova fallita per il crollo dell'impresa che la faceva, mi sblocca la gronda autostradale, dice ai piemontesi che si fa la TAV, la Napoli-Bari al sud, l'alta velocità gli amici del Veneto e del Friuli, e potrei andare avanti a lungo. Oppure, se non siamo in grado di fare, facesse una cosa molto banale, trovasse i 20 miliardi per sterilizzare le clausole di salvaguardia dalla legge di stabilità in un tempo molto ragionevole, e poi io credo che il presidente Mattarella avrà modo di ridare la parola agli italiani, e a quel punto la palla starà alle coalizioni. Noi abbiamo da parte nostra un lavoro da fare, Salvini ha fatto bene la sua parte, diciamo che i risultati elettorali glielo riconoscono, noi abbiamo tutte le altre anime del centrodestra da fare la nostra, se vogliamo fare una coalizione che abbia una sua coerenza, la capacità di tornare a parlare a quel mondo di imprese, chiaro, di lavoratori, di persone normali, chiaro, che aspetta delle risposte. Tutto chiaro, qua, volevo dare conto, semplice la politica nel va suo bene complesso. Allora, volevo dar conto di questo scontro radiofonico ancora, perché Toninelli ha detto
Salvini vuole che il governo resti, venga al tavolo, il ministro a parole dice andiamo avanti, ma nei fatti è l'opposto. Salvini dice se tra 15 giorni, come abbiamo visto prima, ci sono ancora rinvii, c'è un problema, eccolo qua, e questo, ecco, poi vabbè, sulle grandi navi Toninelli dice anche che non c'è nemmeno il progetto di fattibilità, che Zaia era invitato e non era andato al ministero e che non è contrario a un passaggio davanti al petrolchimico di Marghera, quello nello specifico, per dire che lo scontro per il momento è incarnato da Toninelli e da Zaia e da Salvini. Allora, Veronica De Romanis, c'è un'altra questione che è importante anche nell'incrocio, nei tempi di questa, non so se vogliamo chiamarla quasi crisi, possibile crisi, non lo so, politica, e cioè quello della richiesta, potrebbe forse la Commissione europea richiedere una manovra correttiva, quindi una cosa che avviene subito, dovrebbe essere così. Potrebbe andare a finire in questo modo? Potrebbe il governo dire di no? Beh, allora, come abbiamo detto, c'è tutta una procedura e la manovra correttiva sarà richiesta eventualmente se si apre questa procedura di infrazione. Se in questo periodo non ci sarà un negoziato che porti verso un cambiamento di rotta. E il ministro Tria l'ha esclusa questa manovra correttiva perché lui sostiene che in realtà il disavanzo sarà inferiore rispetto a quello che c'è nel documento di economia e finanza. Ora qui di nuovo ci sono tutta una serie di interrogativi perché è vero che ci sono stati dei risparmi, meno spese per quanto riguarda reddito cittadinanza e quota 100, oramai mi sembra chiaro che queste minori spese verranno messe a riduzione del disavanzo e quindi non, come sosteneva Di Maio, per finanziare altre misure, però di nuovo c'è la domanda su come finanziare queste benedette clausole di salvaguardia, perché se no in qualche modo i soldi bisognerà trovarli. Questo davvero non è chiaro, ricordiamoci che queste clausole non sono state imposte dalla Commissione, non ce l'ha chiesta la Commissione e infatti la Commissione non le considera. Nella sua stima di disavanzo, che è più alta della nostra, non sono incluse questi incrementi di entrate, quindi è lì il vero si gioca la partita della flat tax, che poi è un taglio, abbiamo detto, non è... Beh, sulla flat tax qui bisogna essere molto chiari, intanto bisogna aspettare i dettagli perché è cambiato molto spesso. Chi propone la flat tax, come appunto la Lega, l'idea è che si autofinanzia. Ora, se noi andiamo a guardare esperienze di paesi simili al nostro, perché la flat tax è stata introdotta in paesi diversi dal nostro, quindi non so, prendiamo invece un'economia più simile, se no paragoniamo le pere con le mele. Prendiamo gli Stati Uniti, dove non è stata fatta una flat tax, ma all'epoca di Reagan fu abbassato moltissimo l'aliquota più elevata. Beh, lì non ci fu questo autofinanziamento come raccontato dalla Lega, ma anzi il contrario, il disavanzo aumentò, il debito raddoppiò. Tutti i dati, i dati internazionali ci dimostrano che non c'è questo autofinanziamento. Questo spiega perché il ministro dell'economia Tria insiste sul trovare le coperture. Allora, se noi aggiungiamo ai 23 miliardi di IVA una flat tax che mi sembra ora sia intorno ai 12-15, insomma, ecco, si arriva a una cifra. Si arriva a una cifra molto molto importante e quindi là bisognerà dare delle risposte concrete. Lo so che Gusmeroli vuole replicare, però siamo veramente in ritardo con la pubblicità e dobbiamo per forza dare la linea alla pubblicità. Restate con noi. Allora, di nuovo in onda c'era Alberto Gusmeroli della Lega che voleva replicare. Sì, alcune cose che ha detto la professoressa. Uno, intanto la lettera della UE dipende dall'eccessivo debito del 2018. L'eccessivo debito del 2018 dipende dalla manovra del 2017, Gentiloni, perché noi abbiamo fatto una manovra che ha effetti sul 2019. Questo è il primo aspetto. Sulla flat tax... È vero che gli Stati Uniti hanno applicato una forte riduzione delle imposte con il debito, però la situazione degli Stati Uniti rispetto alla situazione dell'Italia è profondamente diversa, perché
perché noi abbiamo un sommerso ampissimo che gli Stati Uniti non hanno. Quindi noi dobbiamo ridurre questo sommerso riducendo le aliquote d'imposta. La riduzione delle imposte è il primo modo per recuperare dal sommerso. E questo è già accaduto perché la cedolare secca sugli affitti si è autofinanziata con l'emersione dell'irregolare, cioè la gente pagando solo il 21% di cedolare degli affitti, a quel punto ha detto, beh, tra rimanere irregolari e pagare solo il 21%, pago il 21%, e negli anni il sommerso è sparito. La stessa cosa vale per la mini flat tax. La mini flat tax a 65.000 euro ha fatto crescere tantissimo le partite IVA emerse nel primo trimestre del 2019 e anche adesso ad aprile. Perché? Non perché c'è un boom economico, ma perché se uno apre la partita IVA, paga solo il 5% di tasse, perché per 5 anni paga il 5% di tasse, tra rimanere nel sommerso e pagare il 5%, uno preferisce pagare il 5%. Stessa cosa avviene con le tasse, cioè perché la flat tax? La flat tax perché? Perché il fatto che le aliquote sono troppo elevate è il primo cibo dell'evasione fiscale e noi questo non lo possiamo più sostenere. Senta, ma la manovra correttiva, se la manovra fosse richiesta, correttiva, il no... Allora, la manovra correttiva non ha, come ha detto giustamente Tria, ci sono dei segnali di risparmio di spese, di maggiori entrate. Pensiamo, per esempio, che il gettito IVA del primo trimestre del 2019 è cresciuto del 5%, cioè sono oltre 1,5 miliardi in più di gettito fiscale. Quindi... quindi lei dice riuscite a evitarla, secondo lei? Assolutamente, sì. Ma soprattutto anche le clausole di salvaguardia sono assolutamente sterilizzabili andando a vedere e confrontando i dati di preventivo con i dati di consuntivo. Questo mi sa che è più difficile, telegrafica... La procedura è vero, è sul debito, ma anche sul disavanzo strutturale, ovvero il disavanzo depurato dagli effetti del ciclo economico. Quello che la Commissione chiede è una riduzione, mentre nelle stime del Governo ci sarà un incremento. Quindi sono le due cose che si mettono insieme, non è solo il consuntivo del 2018, ma anche quello che succede su questo indicatore, che è quello più importante, che è il disavanzo strutturale. Allora, intanto ci sono dichiarazioni ancora di Salvini, ha detto, perché stanno uscendo adesso tutte le cose dette alla radio, io il vertice lo faccio oggi, domani, dopodomani, facciamo anche un vertice al giorno, però le cose da fare sono sul tavolo, basta che si riparte con il fare, però è la prima volta che dice anche oggi, Tommaso, forse anche oggi, però mi pare che poi siano tutti in giro, anche perché sa che non possono gli altri. Sa che non possono perché il Presidente del Consiglio è in Vietnam, quindi è molto difficile. Picchi della Lega, cosa dice, che sembrerebbe una battuta, il Vietnam di Conte, che non lo è, proprio è veramente in Vietnam. Picchi della Lega continuano i no, andiamo al voto. Allora, ho un'altra domanda per Toti, naturalmente, e poi anche per Nello Musumeci, ovviamente, che è per Toti è questa, e Berlusconi nel progetto, nella iniziativa che sarà, mi sembra, il 6 adesso di luglio, Toti, che succede? Berlusconi, a Berlusconi piace questa sua iniziativa? Mi sa di no. Guardi, francamente non lo so, ma Berlusconi è il fondatore del mondo del centrodestra, dentro cui si svolge gran parte del dibattito a cui state facendo riferimento in studio, quindi è evidente che il presidente Berlusconi, finché lo vorrà, avrà un ruolo nella politica italiana. Dopodiché io al presidente Berlusconi dico quello che sto dicendo a tutti gli amici del centrodestra: oggi c'è un centrodestra in ottima salute, ma grazie sostanzialmente ai voti della Lega di Matteo Salvini, e che ha un suo percorso. C'è tutta un'altra parte del centrodestra che secondo me potrebbe essere in ottima salute anch'esso, perché ha molte cose da dire. Sentivo parlare in studio di molte cose. Io credo che la legge sterilizzare il caso di salvaguardia non sia un problema. Il vero problema sono le risorse da pompare nel paese, sono gli italiani che guadagnano troppo poco, sono le buste paga da aumentare nelle tasche dei cittadini. Per tutto questo serve un centrodestra che abbia un suo equilibrio. Non credo che
i confini del mio partito Forza Italia siano sufficienti a fare questo. Ne abbiamo ragionato spesso anche con l'amico Musumeci e con tanti altri amici. Occorre allargare questi confini e richiamare quegli 8, 9, 10, 11 addirittura milioni di elettori che ci hanno lasciato per strada, che hanno cambiato partito in questi anni, tutta quell'enorme classe dirigente capace, fatta di amministratori, di sindaci, di giovani parlamentari che sui territori hanno voglia di fare, ma che oggi non hanno un luogo dove poter esprimere la propria voglia di fare politica. Tutto questo è molto semplice, basta semplicemente metterci intorno a un tavolo o trovarci, come ho detto io, in un teatro di Roma per discuterne. Quello che non vorrei sentir parlare sono stanze chiuse, congressi, gestione di chi comanda su quel poco che è rimasto, perché francamente non facciamo un bel servizio né a noi stessi, né al paese, né al centrodestra. Poi tutti sono invitati, anzi io invoco la benedizione di Berlusconi su una rifondazione del centrodestra da molto tempo, ma non deve essere una rifondazione per salvare quello che c'è, deve essere una rifondazione per costruire qualche cosa che guarda dritto negli occhi il futuro. Musumeci, a lei volevo fare la domanda sull'autonomia. Il Sud, diciamo, gli avversari politici della Lega, di Salvini, anche di un'alleanza con lei, potrebbero però cavalcare, cioè potrebbe essere la realizzazione dell'autonomia richiesta con i referendum al Nord e anche in Emilia, per la verità, potrebbe essere però un buon argomento per gli avversari, anche per, diciamo così, riprendere ossigeno da parte dei 5 Stelle? Bah, io non credo che i 5 Stelle siano in condizione di poter parlare di autonomia della responsabilità, attenzione, non l'autonomia dei privilegi come purtroppo si è fatto per tanti anni, forse per 70 anni in Sicilia. Noi, come sa, abbiamo avuto l'autonomia nel 1946, dovevamo recuperare il divario col Nord. Ancora oggi la Sicilia, dopo 73 anni di autonomia, è l'ultima o la penultima regione d'Italia. Non è colpa dell'autonomia, ma di chi avrebbe dovuto utilizzarla come opportunità e l'ha invece utilizzata come un privilegio, consentendo al Nord Italia di poter parlare con sufficienza dell'autonomia siciliana come se fosse una sorta di privilegio per gli intoccabili. Quindi noi siamo per l'autonomia che rientri in una cornice di responsabilità. Ecco perché quando i colleghi del Nord Italia, e voglio salutare il collega Toti, non parlano di autonomia differenziata, di regionalismo differenziato, noi non abbiamo nessun problema. L'importante magari è in Campania che ce l'hanno, perché voi non rinunciate alla vostra, alla costosa autonomia siciliana. Non rinunciate, ma magari potrebbe creare un problema in altre regioni. Sui costi dell'autonomia siciliana avremmo, se lei volesse, dottoressa, avremmo modo di discutere per ore e ore. Voglio soltanto dire che per noi l'autonomia deve essere una straordinaria opportunità per risalire la china. Però, e questo lo possiamo fare soltanto se c'è la complicità del governo nazionale. L'autonomia richiesta dal Nord, da alcune regioni del Nord, non ci fa paura. Noi abbiamo autonomia su 12-13 temi, ma fino a quando Roma si gira dall'altra parte, se ci vogliono 30 anni per il raddoppio ferroviario Messina-Catania, 30 anni, e non è competenza dell'autonomia siciliana, ma è competenza dello Stato. Se la ferrovia veloce si ferma a Napoli, se le grandi autostrade si fermano a Salerno, e se l'edilizia ospedaliera nel Nord assume un aspetto e nel Sud un altro, se un cantiere dell'ANAS da noi deve durare 10 anni e al Nord si può chiudere dopo 2 anni, beh, una ragione c'è, il difetto è nel manico, non è dell'autonomia, che è stata utilizzata male. No, io chiedevo male. Però sono se era... il primo a dirlo, ecco perché noi... Sì, ma chiedevo. se era un argomento politico spendibile agli avversari, Tommaso Labbate. No, è una cosa di pochissimo conto, perché penso che comunque la quasi secolare storia della Salerno-Reggio Calabria l'abbia completamente, diciamo, abbia spinto Musumeci all'lapsus sulle grandi università che si fermano a Salerno. Lo diciamo perché l'autostrada è poco frequentata, ma è una delle università ma la Salerno-Reggio Calabria è una delle autostrade più all'avanguardia di tutta Italia in questo momento. Ci abbiamo messo tanto e troppo per costruire. No, mi riferisco
Scusa, mi riferisco all'alta velocità ferroviaria. Riferisco alla linea ferroviaria. Perfetto. Assolutamente. No, l'autostrada, grazie a Dio, negli ultimi anni in Calabria si comincia a respirare ha viabilità autostradale. Voglio dire che noi non abbiamo sul piano politico nessun problema. Gli avversari debbono rendersi conto che da noi l'autonomia, prima di essere un fatto amministrativo, è un fatto storico morale. Noi l'autonomia l'abbiamo da 2000 anni, siamo il primo Parlamento d'Europa, ma questo non può diventare la foglia di fico per coprire le vergogne di una classe dirigente che in Sicilia ha utilizzato male l'autonomia, creando luoghi comuni che adesso fanno sorridere nel nord Italia. Noi va siamo bene, faremo per un una puntata ad hoc sull'autonomia. Al sud la sua funzione e il suo protagonismo. Grazie, signora. Faremo una puntata ad hoc sull'autonomia. Qui era uno dei tanti tasselli, delle tante mine piazzate da Salvini sul percorso, il prosieguo della legislatura, se ci sarà, ma insomma su questa fase così delicata. Salvini che, lo ricordiamo a fine, perché naturalmente la parte delle reazioni alla giornata di ieri, alla mossa di Conte, fa un po' è la parte del leone nel dibattito politico. E allora riassumiamo, ha detto 15 giorni per trovare l'accordo e ripartire oppure a casa, però ha anche detto di non avere nessuna intenzione di far cadere il governo. Toninelli dice che l'emendamento della Lega allo sblocca cantieri che sospende per 2 anni il codice appalti è un pretesto della Lega per far cadere il governo. C'è molto movimento all'interno del Movimento 5 Stelle, dove in modo molto informale, ufficioso, sono anche affiorate, Tommaso Labate, delle posizioni che forse dicono però valutiamo se non ci conviene invece andare al voto per non morire, ma tutto esatto, molto il racconto, diciamo, possiamo dire che il racconto è in continua evoluzione e che, diciamo così, alziamo le aspettative rispetto a questa crisi che potrebbe annunciarsi molto lunga, che molto spesso non tutto è come sembra. Non tutto è come sembra e soprattutto abbiamo dato conto, anche grazie alla presenza della Lega a questo tavolo e non dei 5 Stelle, delle dichiarazioni di Salvini e della Lega, che è molto, come dire, loquace, molto meno il Movimento 5 Stelle, quindi sentiremo ancora, a parte l'intervista al Corriere della Sera di Di Maio, però andranno monitorate quelle reazioni, quelle riunioni, anche quella sofferenza interna. Ne parleremo domani. Adesso linea ad Andrea Pancani per Coffee Break. Grazie ai nostri ospiti, a voi che ci avete seguito e buona giornata a tutti, a domani.